Ma prima andiamo a scoprire, visto che ci piace andare alla scoperta di nuove discipline, il Krav Maga. Per gli appassionati di arti marziali e di arti di difesa personale non è certo una novità. In questi 2 giorni abbiamo seguito un evento che ci porta per l'appunto alla scoperta di tutto quello che ruota attorno al fantastico mondo del Krav Maga. Massimiliano Marsala, presidente dell'Associazione Formazione e Difesa Krav Maga, nell'ambito dell'Associazione Culturale dello Sport, ha organizzato una 3 giorni dedicata alla promozione della cultura della difesa personale. La prima giornata è stata dedicata a tutti coloro che hanno deciso di approfondire la loro conoscenza su questa disciplina, mentre le altre 2 sono state riservate al corso istruttori per il conseguimento del primo livello israeliano, tenuto dal maestro Alan Cohen. Ma cos'è esattamente il Krav Maga? Il Krav Maga è un attuale sistema di difesa personale. Fino al 1964 era un sistema di difesa dell'esercito israeliano, ma il sogno era quello di insegnare l'autodifesa a tutti i civili, comprese le scuole. Dopo il 1968 il Krav Maga è stato introdotto in tutti gli ambiti civili come un sistema molto semplice da imparare e da mettere in pratica. Ed è molto popolare in tutto il mondo, in quanto si basa su semplici e naturali movimenti del corpo. Ma a chi può essere utile questa disciplina? Lo abbiamo chiesto a Massimiliano Marsala, presidente dell'associazione FDKM. Il Krav Maga nasce in ambito militare, col tempo si è diffuso in ambito civile, è adatto a tutte le persone, anche che non hanno esperienza nelle arti marziali. È idoneo per i bambini, soprattutto per le donne, per le tecniche di antiaggressione femminile. Un'importante collaborazione è nata tra l'Associazione Italiana Cultura dello Sport e FDKM. Quando e perché è nata? Sentiamo in proposito Renato Poretti, responsabile dell'AICS. Allora, la collaborazione è nata 2 anni fa, ha portato esiti veramente positivi. Oggi è solamente la giornata conclusiva di un percorso fatto insieme. Il Krav Maga in questi 2 anni si è sviluppato tantissimo in Piemonte. Grazie anche a persone come Massimiliano Marsala, fatemi ringraziare dell'invito. Siamo qui al Palaginnastica per fare queste 2 giornate di formazione e AICS ha creduto tantissimo nella formazione in generale, ma in particolare per questa disciplina. È una disciplina che dai 14 anni in su è importantissima, va praticata ed è praticata in tutta Italia. Krav Maga, uno sport da praticare anche perché la difesa personale può davvero servire nella vita di tutti i giorni.